Qua di sicuro l'amarezza per la sconfitta dell'Inghilterra con il Galles non c'è ancora, però mancava questo, perché dopo rugby, football australiano, hockey su prato, sledge hockey, le ha provate tutte il nostro amico Luca Tramontin, che va a dormire naturalmente anche con il pallone. Buon Sì, pomeriggio Luca, no, buon pomeriggio. bentornato a casa. Io torno sempre volentieri, saluto tanti amici. Potrei passare al placcaggio del conduttore, perché tirarmi fuori in apertura, prima di salutarmi, la sconfitta dell'Inghilterra ieri, anche storicamente, non è di buon gusto comunque. Comunque non preoccuparti, perché non subito, ma nei prossimi minuti ne Servizio parleremo. sull'Inghilterra, Però, immagino. certo, però il tuo sorriso accompagna il ritorno della pallovale del rugby a casa. Bentornato in Inghilterra. Bentornato in Inghilterra, dove è stato codificato. Pensa, oggi la regina piangerà nel sentire, intanto piangerà mezza famiglia sua, perché come ben sai, mezza famiglia deve tifare Vedremo, è Galles certo. e un altro pezzo deve tifare Irlanda. È tornato dove? Nella nazione che lo ha codificato nel 1823. Cosa vuol dire codificato? Che in realtà è uno sport istintivo, un po' come il nuoto, no? Butti un bambino in acqua, nuota. Se io scappassi, se tu avessi 3 anni, io scappassi col tuo oggetto preferito, la cartellina del conduttore, tu mi bloccheresti i piedi. Sarebbe uno sport biologico. Sicché l'hanno codificato gli inglesi nel College di Rugby 1823, nella figura un po' mitologica di William Webb Ellis, vera, reale, ma un po' mitizzata. Quindi faccio un altro dispetto agli inglesi, dico: non l'avete inventato, bravissimi, codificato. Comunque un merito non da E poco. credo bene. La cerimonia ti è piaciuta? Tantissimo. Cosa ti è piaciuta in particolare della cerimonia d'apertura? Mi è piaciuto intanto l'etnico che c'è dentro, perché oramai va l'etnico, tutti vogliono fare i terzomondisti, però il rugby si è preso con larghissimo anticipo. Il rugby ha messo fuori i tatuaggi, i Maori, ha messo fuori gli aborigeni molto molto prima degli altri sport, e non lo fa solo per prendere i contributi dello Stato, anche se è una maniera di dire, o prendere contributi federali. Mi è piaciuto, magari io sono un po' meno portato per queste cose un po' più super teatrali, e lo spot mi ha straaffascinato, proprio vedere i reali che giocano con quel misto che è enorme, che a noi sembra sbilanciato, di grandi etichette e grandi informalità insieme. Loro sono molto molto informali. Se tu incontri i reali d'Inghilterra in clubhouse, non li riesci a distinguere dai giocatori. Le etichette sono per altri ambiti, però il rugby cambia. È uno sport loro, l'hanno inventato loro per insegnare a lavorare alla nobiltà, all'aristocrazia, che non sapeva lavorare. E tra le altre cose, qui abbiamo visto appunto R dichiarare aperti finalmente questi mondiali che sono tornati in casa. Il mondiale è bello, il rugby è bello, sì, perché? Perché a volte, caro Luca, anche Davide batte Golia. E tante volte, il tuo esempio va secco al Giappone, secondo me, è un esempio che abbiamo fatto spesso. Tanaka, proprio in questi studi, ne abbiamo parlato anni e anni fa, Tu un hai metro. seminato qualcosa in questi studi? E Ma lo noi abbiamo cercato di. sto raccogliendo in giro, perché adesso sento critiche, analisi, battute fatte molto bene anche. Qua proprio sulla rimessa laterale, ottima la scelta della regia, ci fanno vedere una scatola, un box che somiglia un po' a quello della Cecoslovacchia, l'antica Cecoslovacchia dell'hockey, quei box da tre che ti impegnano 6-7 difensori, perché non sai come gestiscono internamente l'oggetto del desiderio, disco o palla, e poi mettono la palla fuori. E qua invece li vediamo proprio sfidare. In questa azione è ancora cercare gli intervalli, questo è il luogo comune sul rugby. Vedi, qua si cerca lo spazio libero, si cerca la superiorità numerica dopo aver ammucchiato gli avversari nel lato. Sono riusciti però anche nella mischia ordinata, non Quindi più. fisicamente sono riusciti a sfondare proprio fisicamente. Sì, assolutamente, questa è la novità epocale. Un Giappone che sa girare intorno al suo problema fisico. I nostri sono sport di compensazione, no? In altro ambito, sport disabili, abbiamo detto, i nostri sono sport per handicappati. Se tu prendi un seconda linea e lo metti a fare il pilone, diventa a un handicap. Se tu metti Michael Jordan a fare il mediano di mischia contro Tanaka, 163 centimetri, giapponese, che fa lo straniero in Nuova Zelanda, che non andare a vendere gondole a Venezia per un bellunese, è la Sì. stessa roba, perde, no? Perché strutturalmente la gente, quando diciamo piccolo, ne scherzavamo, un piccolo, ti dicono corre come una scheggia. Non è necessario, è che proprio strutturalmente la mischia è fatta per quelli bassi e grossi, l'introduzione per quelli piccoli, perché introdurre e estrarre a quella velocità deve essere piccolo. Per quelli intelligenti, numero 10, avete un ruolo fuori, che è quello di pretendere dai pacchetti di mischia, e quelli veloci hanno il loro spazio. Quindi il Giappone, anche sul piano fisico, con una tecnica di spinta a pacchetto studiata da anni, mesi, con angoli,
con elettronica, basta con la spontaneità delle birre, così è proprio scienza questa. Però questo insomma, fa cadere un po' tutto quel lato romantico. Eh no, si affianca. Ah, ok. Si affianca. Resta il club anche in Giappone, che oramai è uno sport aziendale, no? Sono le aziende, non le città, dove le squadre. Comunque una vittoria importante del Giappone, che poi è tornato sul pianeta Terra, perché certo, con la Scozia certo, è tornata, diciamo, al proprio posto. Però quella vittoria con Sudafrica, importantissima per lanciare anche mediaticamente certo, il mondiale, per vedere una cosiddetta piccola battere una cosiddetta grande, e per lanciare al tempo stesso già anche il prossimo mondiale, perché il prossimo mondiale è nel 2019. E il Giappone li ospita, li ha un campionato molto ricco. Sai, una volta si diceva, quando uno era un po' in scadenza, questo qua oramai è o da spaghetti o da sushi. Andava in Italia, andava in Giappone a prendere soldi e far poca fatica, no? Non si diceva pubblicamente, ma in privato si diceva. Bella questa, o spaghetti o sushi. Adesso invece il campionato comincia a essere serio, poche partite, però è un po', non è più solo per pensionare i giocatori, è un campionato serio. Il Giappone fa seriamente, è stato uno sport schifosamente elitario, universitario, super snob per secoli e secoli, è diventato lo sport di massa adesso. Questa è un'altra spinta e questo è un segnale importante. La differenza tra le grandi e le piccole si sta accorciando anche nel rugby. E questo è sicuramente un bene per lo spettacolo e per il mondiale. Io ho cercato di essere più delicato possibile, abbiamo introdotto gradualmente l'argomento. Adesso ti faccio vedere una foto. Fai vedere una fotografia. Da qualche parte adesso ce la mostreranno. Ah beh, questa è bellissima. È bellissimo, no? Ha segnato il Galles, il figlio del principe di Galles, per una complicata ma molto seria, guardate lo sguardo di chi invece tifa Inghilterra. Non so che cos'è più simpatico e più divertente da vedere. È un emblema, è proprio un emblema. La gente, quando dice uno sport nobile, ti chiedono no, com'è possibile, perché noi abbiamo il problema nell'Europa meridionale dell'interpretazione macho, che è quella che poi ci ha rallentato di 30-50 anni rispetto alle nazioni. Hai detto niente. Questo è il ritardo, si dice hanno più tradizione, non è vero, il rugby arriva in Italia e in Francia circa allo stesso momento, anche dopo, un discorso un po' complesso, le dittature di destra hanno un po' taggato male, diciamo, la dominanza fisica, invece nel nord Europa ancora si intende così, il rugby hockey vuol dire ci scanniamo, tra fratelli giochiamo contro, tifiamo contro, questo non fa sconti alla famiglia reale, e dopo siamo fratelli lo stesso, no, di più ancora, vedi che il sociale poi resta. E comunque, allora, William in bianco William era il rosso. Harry bianco in Inghilterra. William rosso e Harry in esatto, bianco tifare, quindi e uno Galles. Regno Unito e Regno sì, Unito per qualche cosa. Nel frattempo eravamo andati a vedere già qualche immagine di questa vittoria di ieri a Twickenham del Galles, che quanto fa male all'Inghilterra? Potrebbe anche far bene, perché magari ogni tanto gli sberloni ti risvegliano e ti riportano sul pianeta Terra. Dunque, Stuart Lancaster, si chiama così l'allenatore dell'Inghilterra, già con un nome così ti trasuda Buckingham Palace, ne sa tantissimo, però è molto discussa la formazione. Ha messo dentro Sam Burgess, che gioca a rugby a 15 solo da 10 mesi, che ha sbagliato dei calci tattici. Un Galles che si è trovato con 4-5 giocatori, non aveva più riserve, non aveva più cambi, è riuscito ad attaccare lo stesso. L'Inghilterra può subire la svegliata, però la pressione è davvero tremenda, perché è un campionato ricchissimo, hanno messo delle cifre enormi, si sono presi dei grandi giocatori, dei grandi tecnici dall'altro rugby, dal rugby a 13 che si gioca nel nord dell'Inghilterra, hanno fatto un bel saccheggio anche a livello economico, questo ti carica di aspettative. Nel 91 si giocò in Inghilterra e l'Inghilterra perse la finale. In cosa può essere o cosa deve essere diverso questo mondiale? Questo mondiale è, ti ricordi che in privato parlavamo, mondiale di hockey, no? Da quando si è educata la barriera della zona neutra, i 12-0 sono finiti, no? E adesso è così, l'Inghilterra, ci sono lo stesso i punteggi larghi, però l'Inghilterra non può lasciare un buco in difesa, perché oramai una superiorità numerica a largo ti fa beccare una castagnata. I giocatori inglesi hanno una pressione che, pur educata, non si arriva alla parolaccia né niente, però è superiore, senti questa, perfino a quella della Francia. Io stavo quasi facendo un esempio calcistico con quello che è accaduto nei mondiali in Brasile, però so che non è proprio il tuo sport di riferimento, però avrei sentito che hanno giocato i mondiali di calcio in Brasile, sì. Che insomma i brasiliani nel calcio sono forti, in teoria sono stati letteralmente schiantati da questa pressione.
Mi piace tra l'altro il calcio, non è vero che non mi piace, sono cresciuto con rugby hockey, sono andato a giocare 3 volte quest'estate. A calcio? Sì, questa sono andato 3 volte a giocare. Questa è la vera notizia. Anche quindi possiamo aggiungere il calcio a tutti gli sport che... No, abbiamo fatto di quelle figure. Un giorno, se hai un programma comico ne parliamo. L'Inghilterra io penso il paragone possa starci, anche perché non è solo il fatto di ospitarlo, è il fatto di aver speso e di aver comperato dall'altro rugby. Il nord dell'Inghilterra gioca rugby a 13, il sud gioca rugby a 15. La parte più ricca ha comprato ancora un po' di più della parte povera e proletaria e perde, utilizzando male, i campioni del 13. Sicché è ancora più seria, ancora più grave rispetto a quella della Francia. Bisogna vincere il mondiale e si mette tutto a posto. Ecco, in quel caso tutto sarebbe dimenticato e tutto andrebbe a posto. Allora, dicevo che tu negli anni hai seminato dannatamente bene, però c'è ancora una parte di pubblico che associa la palla ovale a quei signori che si vestono di nero e che fanno una danza particolare. Stiamo parlando della Nuova Zelanda, che anche per questa occasione ha non reinventato, modificato l'H, quindi la loro danza, per iniziare, per sfidare gli avversari. Sono comunque i campioni in carica. Sono i campioni in carica, per me è più corta oramai la differenza. Vinceranno gli All Blacks, quando mi puntano la pistola mi chiedono, dico vincono gli All Blacks, ma rischiano di perdere una partita qua e là, e questa non è una serie al meglio di 7, è una partita secca. Hanno questo ragazzo qui, vedete, tra l'altro un fisico normalissimo rispetto agli altri, Minas Kader, che ha dei passi laterali, che riesce anche dalle parità numeriche a creare dei buchi agghiaccianti. Oramai, vedete, sbagli una difesa, questo è l'esempio, becchi la meta al centro dei pali. Meta, sono 5 al centro dei pali, vuol dire trasformazione facile, fa 7. Vedete, questo gioco di piede eccezionale. Questo è un chip basso che per un hockeyista sarà molto comune. Cosa succede? Quando le difese fanno un rush, salgono velocemente, li batti tenendo come fosse un disco la palla a rasoterra in basso per aprire, per creare il buco, e poi, come in questo caso, vedete, una volta ammucchiati, questo è uno scavalcare la difesa, superiorità numerica, passaggio all'interno. Vedi quanto sono parenti davvero i nostri sport, no? Cosa vuoi alla fine? Creare superiorità numeriche, evitare le inferiorità numeriche, questo ti fa calciare la palla negli angoli. Comunque abbiamo visto anche solo in un minuto e mezzo quanto il rugby possa essere giocato con i piedi, e con i piedi farà la differenza, perché tutti nell'immaginario collettivo hanno in mente forse un altro genere di azione. Sì, hanno in mente la mischia. Quando vai a giocare nei campetti dicono: ah, guarda che qua non è rugby sempre mischia, qua è veloce, no? Ti dicono: ma voi pensate che questo sia lento? Le mischie, i raggruppamenti spontanei si fanno per agglutinare, per raggruppare avversari, estrarre rapidamente. Questo Tanaka, il Giappone, hanno una velocità di transizione, una volta creata la superiorità numerica, di mettere la palla a largo rapidissima, gli All Blacks ancora di più. Quindi cosa si vuole? Si vuole creare uno sbilanciamento numerico. Se sei in inferiorità, guardate, finta, c'è un buco appena largo, in questo caso non è stato necessario, se la difesa sale stretta gliela metti bassa, si usa lo stesso termine, è un chip basso per andare oltre la linea difensiva. Luca, mi hai fregato un'altra volta. Eccomi. Mi hai ammagliato. Sì. Abbiamo seguito le tue indicazioni e alla fine non abbiamo parlato di onda con tre dita. Ma non credo non facciamo ci sia tempo. No, non c'è tempo, però facciamo una cosa. Sì, scriviamo un altro. Nel frattempo, le prossime settimane riesci a scriverne un altro, bene. Proviamo, dai. Ci ritroviamo tra un paio di settimane. Sì, che bello. Però parliamo prima di questo, Va bene. Perché ci sono 2 o 3 cose che... Anche un po' del mondiale, però, no? Vabbè, dai, se ci sarà tempo parleremo anche di quello, perché comunque ricordo, l'abbiamo già fatto in apertura di Sport Non Stop, che la finale del mondiale su RSI2, la 2, la potrete seguire in diretta. Anche col signor Luca Tramontini, che ritroveremo a Sport Non Stop nelle prossime settimane. Grazie, Luca. Stare tranquillo, io torno per il libro per il mondiale, dormo tranquillo. Non so, tu sai cosa hai scritto con Daniele Ascalia, quindi... Va bene, d'accordo, ok. Va bene? Sì, sì. Ok, io ho preso appunti.